E allora siamo con il primo cittadino di Monte di Procida, il dottor Giuseppe Pugliese, appena terminata la seduta relativa alla presentazione del bilancio. Allora, sindaco, il bilancio è stato presentato, hai detto, ho sottolineato tanti punti che a me piacevano, tre punti salienti di questo bilancio che effettivamente ti sono piaciuti e sono punti caratterizzanti l'amministrazione targata Pugliese. Allora, innanzitutto la spending review, quindi il contenimento forte delle spese, che è un dato che ci differenzia fortemente da chi ci ha preceduti, il coraggio di agire, il coraggio di scegliere, che non si è mai avuto, e si possono sfogliare gli atti comunali e vedere che mai si era avuto il coraggio di mettere mano ad una riforma seria della macchina comunale ed anche ad una razionalizzazione delle spese che ci consentirà di risparmiare diverse centinaia di migliaia di euro e quindi sono servizi e soldi che ritorneranno nelle tasche dei cittadini in forma diretta, non ancora, perché siamo arrivati, questo sarà il primo anno in cui non aumenteremo le tasse e andremo verso delle diminuzioni delle tasse, però in forma indiretta i cittadini avranno sicuramente quest'anno già molti più servizi. Quindi il risparmio, innanzitutto, la possibilità di rigenerare e rimettere a disposizione beni del patrimonio comunale prima abbandonati, sono numerosi. Pensiamo ai tanti beni abbandonati, i giardini di Dedalo, la passeggiata d'acqua morta, la stessa Villa Materese che pur acquistata dalla precedente amministrazione non avevano avuto la forza di metterla a disposizione dei cittadini. Quindi sono beni che ritornano nella loro disponibilità in collaborazione con le associazioni e gli attori sociali del territorio. Ne cureremo la gestione, la riattivazione e la rigenerazione e quindi questo è un altro punto saliente. Il terzo punto saliente è anche un'attenzione all'ambiente, al territorio. Si è parlato di programmi per le antenne, ma anche per una maggiore attenzione alla tutela, alla salute pubblica, che ci contraddistingue anche questo rispetto alla precedente amministrazione, che praticamente è stata, a nostro avviso, poco accorta da questo punto di vista. Insomma, un bilancio che ne dicano, diciamo, e questa sera purtroppo riscontro molta polemica, polemica inutile e non costruttiva. Io ho sfidato le minoranze sulla base della costruttività. Ho detto se porterete emendamenti a questo bilancio che siano costruttivi e vadano nella direzione di apportare qualcosa di buono al comune di Monte di Procida, noi li accoglieremo con favore, perché vogliamo confrontarci su questo, sul piano della costruttività e non della demagogia, perché il muro contro muro non serve a nessuno, men che meno al paese di Monte di Procida. Sindaco, tormentone della serata, ma anche lo era stato dei giorni precedenti, il finanziamento di 9 milioni e passa di euro per i costoni. Noi siamo sereni, noi questo finanziamento l'abbiamo ripreso con i capelli perché è stato omesso, non è stato fatto un racconto veritiero, c'è stato il ricorso del secondo classificato, quindi un ricorso al TAR con un primo grado per la cautelare, una prima discussione per la cautelare e poi una discussione nel merito innanzi al TAR della Regione Campania. Quindi una discussione complessa che ci ha impedito di operare come avremmo voluto, ma nonostante tutto noi contiamo di recuperare questo finanziamento e di andare avanti spediti per sanare anche i costoni di Monte di Procida e lo faremo e quindi rigettiamo con forza e con serenità tutte queste preoccupazioni. Facciamo un bilancio del bilancio, un voto al documento che avete portato stasera in Consiglio Comunale. Un voto? No, il voto proprio no, però il voto lo do alla Giunta. Do un bel 7 convinto a tutta la Giunta che ha collaborato e un bel 7 anche a tutti i consiglieri che si sono ben adoperati, perché il bilancio quest'anno, dopo la riforma, il DUP diventa parte integrante del bilancio. Cos'è il DUP? Il documento programmatico. Documento programmatico che prende come base i pilastri di questo documento programmatico sono le linee amministrative che a loro volta si basano sul programma elettorale. Quindi il programma elettorale non più da appendere al muro così come si fa col calendario dei carabinieri per metterlo in mostra e dire sta lì, ma un programma elettorale che viene sfogliato di ogni giorno come se fosse il nostro Vangelo, la nostra guida, il nostro driver per mettere in campo un'azione concreta che rispecchi quello che è il nostro DNA culturale, politico e amministrativo, che quindi ci vede tradurre in azione concreta quello che erano le nostre proposte. Per
per il lavoro, abbiamo parlato di lavoro, di incubatore d'impresa. Io sono stato onesto intellettualmente, ho anche fatto ammenda dove ci sono stati dei ritardi, però ho detto il ritardo con onestà, l'incubatore d'impresa, attendiamo fondi europei, quindi rispetto ai mesi che avevo previsto avremo un ritardo di tot mesi, però lo faremo e lo faremo con fondi europei. Ci stiamo attivando per recepire fondi europei anche su altri canali, quindi diciamo rispecchiamo appieno quello che era la nostra intenzione elettorale, e questo secondo me è un bel risultato, perché prima i programmi elettorali erano fatti per stare o appesi o dentro i cassetti a prendere la polvere. In un flash facciamo capire ai nostri web utenti quali sono, qual è il percorso adesso del documento di bilancio. Il percorso, il nostro regolamento è più articolato degli altri comuni, quindi prevede una prima seduta di presentazione, una seconda seduta, ci sarà già domani sera, di presentazione degli emendamenti, anche se poi storicamente, devo dirlo a beneficio dei cittadini che magari vengono qui e vogliono sentire gli emendamenti, che mai le opposizioni hanno presentato gli emendamenti nella seconda seduta, ma anzi li presentano e prassi qualche giorno dopo, perché prendono qualche giorno in più. Quindi la seconda seduta probabilmente sarà evasa in maniera molto veloce, e poi c'è una terza seduta, quindi la seconda domani, la terza il 24, per discutere dell'approvazione del bilancio e di tutti gli allegati veri e propri. Quindi quella è la seduta più importante, più corposa, dove ci sarà il confronto più strutturato, e in quella sede ovviamente invito tutti i cittadini di Monte di Procida per rendersi conto, perché il bilancio è l'atto più importante ed è anche l'atto, il manifesto dell'amministrazione comunale, delle volontà dell'amministrazione comunale. E allora noi ringraziamo anche il primo cittadino, buon lavoro.